siamo ragazzi, primi lanci. Nice fish. First fish. Finalmente è uscito un perca. Sono da solo. Eccolo. È un reale questo, eh. Prendere uno ancora più grosso. Eccolo! Oh! Oh! Cazzo che pesce! La vita. Ragazzi, che giornata, siamo fine giornata, primo giorno in kayak, siamo sotto adesso un vento abbastanza potente, oggi è stato bello cauto, siamo qua da 3 giorni e da 3 giorni che siamo in casa non possiamo pescare a causa del vento e della pioggia. Oggi relativamente è andata bene con il meteo, con i pesci è stata una cosa micidiale. Abbiamo preso un pike questa mattina, 2 zander Michele e alla fine sono arrivati 3 reali giganteschi. 3 ore e 50, tra cui io ho superato 2 volte il mio record in 10 minuti. Adesso proviamo ancora qui, proviamo. Sto pescando dai 3 metri ai 7 metri. Sui 7 metri lancio verso riva, che ce ne sono 3, e vado a scalare indietro. Adesso mi metto bene con il kayak. Cioè è bello, l'altro era brutto, questo è bello. Mi piace. Nice fish, bel pesce. Giorno 2. Waders nuovi, creati subito. Canne pronte. Michele Zapponelli, quasi pronto. Cosa ti aspetti oggi? Ma piove, tempo da persi. Ragazzi, sciattizio, cestina da 7,5 grammi. Ieri è stata la chiave della giornata. Finalmente ragazzi è finita la pioggia, adesso siamo sotto vento. Proviamo ad andare in quell'angolo lì, facciamo quell'angolo lì in fondo e poi andiamo a provare la piattaforma. Ok.
in un attimo la tempesta. Andiamo a pesca. Pausa fatta. Let's go. Bomba, si va a pesca con il bel tempo, una mattina sotto l'acqua, sotto la pioggia, sotto il diluvio, sotto non so cosa, sotto riva anche perché c'è tanto vento, e adesso sotto a pescare i persici grossi, speriamo bene. Bello spot. Ce l'ho. Non so cosa sia. Sembra, non so. Un realone. Wow. Realone gigantesco. Ragazzi, pescione, un lancio sotto la struttura, è arrivato un pesce gigantesco. Mamma, dobbiamo misurarlo ancora, Mike, adesso lo misuro. Ci stavo dimenticando, e anche il peso. Pesce gigantesco, ragazzi. Assurdo, pesce veramente micidiale. Adesso lo misuriamo subito. Mamma mia. Mike, guarda lì, fallo vedere, guarda, lo posso percolare addirittura, via. Ok ragazzi, ho perso la canna da pesca. Questa è l'unica che ho. Una l'ho rotta e l'altra l'ho persa in acqua. È da un'oretta ormai che sto cercando di trovarla. Ho provato a mettere un'ancorina in più e nel mentre ho preso anche un perca. Cioè, vabbè. Ho segnato il punto GPS dove l'ho persa, più o meno. Sta zona qua però è impossibile.